telefono, non c'è più. Sempre contemporanea, è un film storico, contemporaneamente che parla
a tutti e vada sul presente, ci fa capire come siamo cambiati meglio, anzi anche grazie alla democrazia, alla Costituzione, al voto alle donne, come la società è cambiata. E quindi è importante ricordarci com'era la società, la normalità, non gli eventi criminali, ma la normalità quotidiana che era segnata nel periodo di prigionia tecnicamente delle donne. Ma anche lo stesso il film ci dice solo quanto è cambiata la realtà, come eravamo, ma anche come siamo ancora. E questo è il nesso passato presente che in modo per me esprime il film realizza e aiuta a vedere una parte della storia che poi abbiamo vista a partire dal voto alle donne. Il 2 giugno del 46, il voto alle donne sono protagoniste della Repubblica, della Costituzione, non era mai stata raccontata da nessuno, mai, non sa come mai, eppure non è mai stata raccontata da nessuno. È una cosa così importante che riaffroriamoci un pezzo della nostra storia, di vedere come siamo cambiati meglio, ma come invece tante cose sono rimaste profondamente, magari meno visibili, meno nascoste, visto che in tutti i giorni abbiamo questa contabilità drammatica di omicidi, questi ci vediamo appunto la violenza sulle donne, non sono dei folli che ogni tanto commettono dei crimini, ma è parte integrata ancora della resistenza, l'assetto sociale e culturale che noi dobbiamo imparare per poi a cambiare. Quindi è un film importante, è un'opera d'arte, ma è un film civile, democratico e politico nel senso più alto del termine. Quindi per noi davvero, per me davvero una gioia.
giù, seduti. Voi per essere qui, per questo applauso, sono molto onorata di ricevere questo riconoscimento. Lo sono in modo particolare per le parole che il sindaco ha speso nei miei confronti, nei confronti del mio lavoro, non solo l'ultimo, ma proprio ho fatto questi anni, che abbiamo fatto questi anni, perché questo mestiere non si fa mai da soli, si fa sempre in squadra, quindi quando abbiamo raccontato questa città l'abbiamo fatto, non so, insieme a degli altri, a fare i film, vari luoghi della città, o l'abbiamo fatto sempre insieme alla mia squadra di sodali. E sono Giulia Caletta, Giulio Andreotti, e lavoro sempre con cui ho scritto questo film, e grazie per le sue parole riguardo al film. Ci sono particolarmente onorata, dicevo, perché sono romana, questa è la mia città, questa è la mia casa, quindi sono stata molto felice di raccontarla, continuerò a farlo il possibile in questo film, anzi ringrazio gli abitanti di Testaccio perché mi hanno consentito in questo film di raccontare anche quel quartiere, che è l'unico che mi mancasse, per tutti gli altri abbiamo fatto. Lo condivido oggi con la mia famiglia d'origine, che è qua, con la mia mamma, siamo andati senza affacciarsi. A lupa! La son bagnata! A lupa! Sta restaurando. Soprattutto vengano un po' più avanti. E fa tutto quello di dietro, si toglie magari. Buttala sotto! La mano! La lupa! No, la lupa! No, la lupa! Paola, ho una foto con la mia bimba, è saltata a scuola! Ha fatto sega a scuola, ti prego! Una mamma che dice, ha fatto sega a scuola! Sono il massimo! Orgogliosa! Sì, certo! Sono anche una dipendente di Roma Capitale, quindi il massimo della vita! Lì? Non lo so, ma la foto... Ah, no, tu la devi fare la foto! Ah, benissimo! Ah, l'abbiamo fatta! Dai, ok, scusate! Dai! Ok, grazie. Grazie Paola. Grazie. Paola, un attimo qua. Ma perché devi entrare? Devo entrare in macchina. No, ma non devi fare un saluto. Si può fare un saluto dallo sportello prima di venire. Grazie. No, no. Cioè, non ci voglio credere, ma
emozione. Bellissimo, emozionante. Voce! Davvero una grande gioia poter... Abbassa il microfono, lì sta. La gratitudine. Cazzo, il microfono lancia il viso. Mio personale di Roma Capitale, penso di tutte le romane, tutti i romani, il suo amore per Roma, per come ha saputo sa raccontare la nostra città, e naturalmente anche per le straordinarie emozioni che c'è. Con il suo ultimo film, Cinque Romani, che è davvero un fenomeno nazionale, penso sarà anche internazionale, e sulla capacità unica di raccontare una pagina importantissima della nostra storia, ma di parlare anche al nostro presente, di mettere al centro le donne, le fazioni a cui è vissuto la nostra società, di riscatto, tante cose che sono cambiate, tante cose che ancora non sono cambiate. Bellissimo, grandissima capacità di riuscire a essere molto vicini ai luoghi che si raccontano e al tempo stesso di esprimere i messaggi di violenza generale. Una persona straordinaria, Paola. Sindaco, dispiaciuto del sonoro di Mourinho? Ma il collegamento alla festa del cielo di Roma. Vuole dire che siamo anche contenti, orgogliosi. Attenzione. La scelta di fare villa per stare in cinema, una scelta raccontata, ma non scontata, perché sulla carta è un film difficile, un caso nero, quindi un esordiente, quindi normalmente sono stati molto bravi per stare in cinema a scegliere questo film. Si è divorato e diceva insomma su Mourinho su Mourinho ormai lo potrebbe dire comunque. Avete trovato i diritti delle donne, è la nuova segretaria, sindaco, grazie, è la nuova segretaria del PD, sindaco.